Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire questo macchinario che ci aiuta a fare le crepe, i pancake oppure le piadine. Si tratta del Crepe Maker marcato Ariete, design in Italy, come c'è scritto qua. Abbiamo quindi una piastra elettrica con un design che richiama un po' lo stile anni 50, effettivamente, come c'è scritto anche sul sito di Amazon, e una piastra antiaderente che appunto permette con la sua potenza di 1000 watt di realizzare dei piatti, delle crepe, sia salate che non, comunque dei pancakes o delle piadine veramente deliziose che non risulteranno bruciate. Come vedete anche qua c'è la possibilità di regolare, ma andiamo a spacchettare insieme questo prodotto. Come vedete all'interno della confezione è presente un libretto illustrativo in varie lingue. Non vado neanche ad aprirlo perché ormai c'è poco anche da stare qui a parlare del libretto di istruzioni. È intuitivo il prodotto, come vedete è confezionato abbastanza bene all'interno di questo polistirolo. Abbiamo all'interno in dotazione, oltre ovviamente il cavo con la presa italiana, questo spatolino di legno che serve per girare una volta che si poggia sulla piastra il liquido della crepe, per girare appunto il liquido e realizzare la crepe. Andiamo a togliere completamente la confezione. Eccoci qua. Come vedete non è presente non è presente solo la spatolina di legno per girare il liquido, ma anche la spatolina in legno per avvolgere o comunque staccare dalla piastra la crepe. Molto utili questi due accessori, sembrano essere quelli professionali che vediamo anche magari alle feste, alle fiere. E andando a staccare appunto la creperia vediamo che è anche abbastanza pesante in termini di materiali, quindi non è un giocattolino ma sembra un prodotto abbastanza valido. Vado a togliere la plastica. Come vedete abbiamo il cavo con la spina italiana, il design è molto bello, un rosso bordeaux, di sotto l'appoggio appunto piastra, sulla parte davanti si può regolare la temperatura e questo indicatore verde immagino che appunto indicherà quando si potrà mettere la crepe, che la piastra è subito calda. Però da come leggevo già su altre recensioni, io andrò comunque a provarla, ma si riscalda immediatamente, quindi è utile sicuramente per effettuare crepe così per gioco, per divertimento diciamo, ma anche magari a livello, non so, di una festa o di un mercatino dove si vogliono fare delle crepe. Prodotto che mi è piaciuto veramente, mi sta piacendo veramente tanto visivamente, solidi materiali, anche la piastra sembra essere di buoni materiali. Quando andrò a provarla vi farò effettivamente vedere poi magari un altro video come vengono fuori le crepe. Vi lascio con il link in descrizione del prodotto su Amazon se volete acquistarlo, l'ho trovato anche in offerta. Seguite quindi su Instagram anche la pagina Offertoni, scrivete così lo troverete, e se avete domande o qualsiasi appunto curiosità scrivetemi nei commenti che rispondo a tutti.